Let's go boys, scusatemi se il video l'ho fatto tardi, sono voluto andare a pranzo fuori oggi con la mia ragazza, come sapete sono tornato da Colonia lunedì e è stata un'esperienza fantastica essere alla COD War League come analista e specialmente questa volta è andata molto ma molto meglio dell'ultima volta, ho fatto delle predizioni incredibili, secondo me lo show è stato molto più bello in questo caso e sono felicissimo che mi hanno chiamato un'altra volta e che mi hanno dato di nuovo un'altra possibilità di farlo e spero di riuscirci anche per la stagione 2 magari, perché è una cosa che mi piace tanto e tutti i ragazzi che erano là, il gruppo dei talent sono delle persone incredibili. Ho conosciuto pure Maven che mi ha fatto tra l'altro molti complimenti e sono felicissimo. Comunque ragazzi, scusate se il video l'ho fatto così, diciamo, tardi, ma mi dispiace, ma questi giorni sto cercando di riprendermi dall'esperienza di Colonia, di fare un pochino più cose della mia vita privata in questo momento, ma non vi preoccupate, il classico video giornaliero ci sarà e ci saranno pure due video al giorno alcune volte, quindi pure la streaming, sono tornato l'altro ieri a fare una streaming, ragazzi, mi ho superato il record, eravamo quasi 1700 persone e la cosa bella è che nessuno l'ha spammato, nessuno ha detto Power sta facendo la streaming, andatela a vedere, cioè siete stati voi tutti che, come avete saputo, come avete visto che ero live, siete venuti e io vi ringrazio tantissimo ragazzi, spero vi siate divertiti. Comunque il competitive sta crescendo un pochino, avete visto pure il video di Ron comunque di che ha fatto, Lama pure sta facendo dei video di competitive, quindi sono molto felice di questa cosa. Una cosa che voglio dirvi ragazzi è che questo video che state vedendo può essere considerato un doppio video in questo caso, perché come avete visto dal titolo io non vi spiegherò solo cos'è l'automira, ma diciamo vi spiegherò anche un accessorio molto importante, fondamentale. Sono tutte cose che comunque io sono riuscito ad acquisire, diciamo, stando lì alla COD War League. Allora, per prima cosa ragazzi parliamo dell'automira. Per prima cosa l'automira cos'è? L'automira è un, diciamo, un fattore, una sorta di melassa, se così la vogliamo chiamare, di colla che c'è intorno a un personaggio, dove voi vi basterà comunque andarci sopra con la mira, sia mirando sia non mirando, per far rallentare la visuale ed aiutarvi a mirare. In questo caso funziona sia se mirate sia se non mirate. E la seconda cosa che vi voglio dire è che se vi muovete destra-sinistra l'automira aumenterà. Come vedete io sto con la mano alzata e pare che l'arma si inclini un pochino seguendo la persona, perché io non sto muovendo lo stick destro ma sto muovendo solo lo stick sinistro e quindi mi sto muovendo. In questo caso perché esistono due tipi di automira. Uno è l'automira, quella dell'arma, quella della mira, praticamente quando voi girate la visuale, quando voi mirate, eccetera, eccetera. L'altra automira è quella in movimento, praticamente facendo destra-sinistra il gioco pensa come un meccanismo, un sistema che dice il giocatore si sta muovendo, rischia di perdere dei colpi, di sbagliare dei colpi, perché spostandosi sinistra-destra ovviamente qualche colpo potrete mancarlo, quindi aumentiamo l'automira, cerchiamo di tenerlo incollato all'avversario. Questa è la prima cosa, ma la cosa che bisogna dire sull'automira è come funziona, perché se io vado qua, in culo ai lupi, in braccio alle stelle, l'automira non ce l'ho. Perché qui non ho l'automira? L'automira praticamente è anche una distanza a cui è effettiva. Avete presente quando io vi spiego sulle armi i loro range in cui shottano le persone? Per esempio prendiamo l'M8. L'M8 uccide con 4 scariche fino a 38 metri. Dopo i 38 metri uccide con 4 scariche, scusate, con 4 colpi. Da 38 metri in poi uccide con 5 colpi. Da 38 metri in poi diventa la lunga distanza. La lunga distanza su tutte le armi è la parte, la zona in cui non avete più automira. Da 38 metri a infinito con l'M8. Col cui da ora non me lo ricordo, scusatemi per questa svista, ma c'è un video in cui parlo del cui e lo dico, quindi non vi preoccupate. Quindi per questo tutte le armi dove ovviamente si fanno, dove dico che c'è il long range, quindi che c'è la distanza maggiore, in questo caso la distanza massima a cui l'arma uccide, quindi che ne so, a 20 metri il CUDA shotta con 5 colpi? Bene, se il CUDA shotta a 20 metri con 5 colpi in poi, fino a infinito, vuol dire che da 0 a 20 metri avete l'automira, da 20 metri in poi non ce l'avrete più. Comunque, oltre a questo, un'altra cosa fondamentale dell'automira è il fatto della scelta della sensibilità. Perché molti giocatori utilizzano sensibilità basse? Il primo è per questa motivazione, che ora vi farò vedere. Ora mettiamo una sensibilità veramente alta e vi farò vedere. Il primo è perché i giocatori più forti, i professional player non utilizzano l'auto, diciamo la sensibilità alta, perché guardate quello che succede se voi vi dovete muovere velocemente mentre state mirando una persona, praticamente l'automira, vedete, scivola,
scivola un pochino sopra la persona e quindi non avrete tanto automira. Più la sensibilità è bassa, più l'automira cercherà di farvi stare incollato all'avversario. Però dovrete essere bravi a passare da un avversario all'altro, a fare questo, il cosiddetto snap, cioè passare da una zona dove non c'è un nemico, come lo vedete, a mirare subito il nemico. Quello si chiama snap, cioè io sono qua a sinistra, vedo il nemico, tac, lo prendo e lo miro subito. Questo qui è una cosa che dovete impararvi a fare. Ed è molto difficile farlo, specialmente con sensibilità così alte, perché rischierete di smirare la maggior parte delle volte. Un'altra cosa è il fatto che quando arriverete nella distanza in cui non avrete più automira, sarà impossibile quasi senza automira riuscire a controllare la vostra sensibilità, perché sarà troppo alta e non essendoci automira vi farà smirare per forza. Quindi fidatevi, è così che funziona, cioè quando arrivate al range troppo esagerato anche senza automira è difficilissimo riuscire a seguire una persona, specialmente con sensibilità alte, quando siete al range. Cioè, se io sono qua giù e ho una sensibilità alta, io per prendere quella persona, se lui si muove e devo fare dei movimenti piccoli per seguirlo, perché ovviamente è lontano, sarà difficilissimo una sensibilità alta. Con quella più bassa è un pochino più facile farlo. Ma qui viene in gioco anche un altro fattore: perché abbiamo l'automira su console? Ma ve lo siete mai chiesto? Perché c'è l'automira su tutti i giochi per console? Su tutti, ragazzi, tutti i giochi. Oh, oh, che cosa era successo? Perché c'è l'automira su console? Ora ve lo spiegherò. Per prima cosa, questo è il mio scuff. Come vedete, l'analogico si muove, si inclina di questo angolo. Quest'angolo, ragazzi, è più o meno un centimetro e mezzo, dipende pure se avete un control freak che vi può aiutare con il controllo della mira, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire questo? Che noi, inclinando l'analogico di un poco, possiamo andare a fare anche movimenti impercettibili. Ma dovete capire che in una distanza di un centimetro, cioè su un percorso di un centimetro e mezzo, fare dei movimenti precisi e farli comunque velocemente, in questo caso, è veramente difficile. Perché non c'è la possibilità, l'hardware proprio, in questo caso la periferica, non ci dà la possibilità di controllare al 100% la nostra mira. Ed è per questo che comunque quando vedete giocatori, quelli forti, pro player, eccetera, eccetera, che giocano tra di loro, più o meno la skill è sempre la stessa. La cosa che cambia è il gioco di squadra, le decisioni che prende un giocatore, le giocate singole, la fortuna, non la skill. Perché ragazzi, la skill è una cosa che tutti possono arrivare, l'abilità singola si può appianare su console molto facilmente. Per quanto riguarda il PC, invece, il PC è un'altra cosa. Su PC non abbiamo l'automira, non abbiamo la possibilità di avere l'automira. E questo perché non ce l'abbiamo? Perché voi dovete immaginare, comunque, quando si gioca su PC, molti giocatori utilizzano dei tappetini molto grandi, più o meno 30x30 cm. Questi tappetini consentono di fare dei movimenti col mouse che diventano di memoria muscolare. Cioè, voi sapete che quando il mouse arriva in quel punto, voi lo mandate velocemente là, la vostra mira, il vostro personaggio si girerà o andrà in un punto che voi saprete già, perché ormai avrete imparato come controllare il tappetino, in questo caso la velocità del mouse. E allo stesso tempo potete fare, su una superficie così grande, movimenti impercettibili, molto piccoli, per aggiustare la mira o comunque seguire una persona e fare dei movimenti più precisi di quanto lo si possa fare su una console con l'analogico. Ovviamente impararsi a giocare su mouse e tastiera a livello dei pro player o comunque dei giocatori più forti, ragazzi, è difficilissimo. Però questo perché? Perché la periferica vi consente una maggiore libertà, vi consente una maggiore precisione e non avete l'automira. Su console esistono diversi modi, diciamo, per cercare di migliorare la mira. Esiste chi usa i control freak, perché ovviamente alzando l'analogico aumentano, in questo caso, l'angolo, e quindi potrete fare movimenti più piccoli, più precisamente, e allo stesso tempo rallentano un pochino la sensibilità. C'è chi gioca con gli analogici della SCUF. Questo è quello che si fa su console, ed è questo il perché i pro player utilizzano sensibilità basse, perché ovviamente esiste l'automira. Ma oltre a questo, una cosa voglio spiegarvi: come si può aumentare questa automira? L'esempio ve lo faccio con i fucili d'assalto. Quando avete un fucile d'assalto, il fucile d'assalto è una delle armi più forti del gioco, dovete pensare a questo. E perché? Perché ha una portata molto elevata, quindi può fare uccisioni a lunga distanza, ha un danno molto elevato, e l'unico difetto è che ovviamente perde gli scontri a corto raggio con gli SMG. Questo perché loro hanno lo strapotere di avere un gran raggio di fuoco o comunque un danno enorme da vicino. In questo caso l'M8, perché molti giocatori utilizzano calcio regolabile sull'M8, comunque su fucili d'assalto? Questo perché a media distanza, se siamo uno scontro uno contro uno, per esempio con una mitraglietta, io mi posso muovere, magari voi mancate qualche colpo, io vi posso uccidere sfruttando la potenza della mia arma, la sua potenza di fuoco. Ma una cosa che bisogna dire di quest'arma dell'M8, così, del fatto che senza calcio regolabile sicuramente sarete più precisi quelle che sono le distanze da lontano, perché non muovendovi con l'analogico sinistro e ovviamente non avendo
avendo automira sarà più facile mirare, dato che dovrete utilizzare solo l'analogico destro per mirare. Ovviamente spostandovi a destra e a sinistra, indietro e avanti, è possibile che qualche colpo non vada a segno. Le armi, ragazzi, non sparano in linea retta, hanno un rinculo tutte le armi, si controlla il rinculo, ma quando si spara, guardate, io sto sparando là, i colpi non riesco a mandarli tutti precisamente dritti. Non sono Gesù che riesco a mandarli tutti dritti. Ovviamente cerco di mandarli il più possibile, ma questo è quello che succede. Pure con l'M8 pare che spara dritto, ma in verità non spara dritto, ha un suo rinculo. Quindi col calcio regolabile si può avere più automira in quelli che sono gli scontri da media distanza e sopravvivere. Ma la vera fortuna si ha sugli SMG. Utilizzare calcio regolabile sugli SMG è una vera manna dal cielo. Vi ricordate quando vi ho detto che avete la mira assistita, quella riguardante il movimento, che quando voi mirate vi rallenta ancora di più l'automira, vi rallenta ancora di più, scusate, la sensibilità, e in più vi tiene un po' incollati cercando di far girare la vostra arma. Vedete come sto facendo ora? Pare che la mia arma un pochino segua la persona davanti a me. Questo si può aumentare ancora di più perché già gli SMG si muovono velocemente destra e sinistra. Se voi utilizzate in questo caso calcio regolabile su un SMG, e ora lo mettiamo subito, se utilizzate calcio regolabile su un SMG sicuramente, ragazzi, avrete molta ma molta di automira. Guardate, rimane praticamente incollato, ragazzi, è incollato, ed è questo il vantaggio, ed è per questo che voi state vedendo ora molte persone che bannano calcio regolabile, non perché lo bannano sui fucili d'assalto, perché non è quello il vero problema. Il fatto che gli SMG così non solo si muovono destra e sinistra più velocemente, ma in più hanno pure più automira e quindi possono fare più long range da lontano. Questo destra e sinistra vi aiuta anche a controllare ancora di più il rinculo. È proprio una manna dal cielo, perché il gioco dice: oh cavolo, l'SMG si sta muovendo ancora più velocemente, il giocatore sta facendo destra e sinistra ancora più velocemente, devo fare qualcosa perché sia in grado di mirare. E in questo caso vi aumenta l'automira e vi diminuisce di un pochino la sensibilità. Io, ragazzi, siamo arrivati alla fine del video, spero vi sia piaciuto, faremo da tantissimi altri video in questi giorni, molto utili sicuramente. Spero vi sia piaciuto, sono andato proprio nel dettaglio il più possibile, vi ho spiegato comunque la differenza, perché c'è l'automira, perché non c'è su PC, la differenza tra un mouse e gli analogici e così via. Spero vi sia piaciuto, ragazzi, lasciate un like, vi voglio bene, the love of power, let's go!